Ragazzi, quest'oggi siamo qua tornati per andare a completare il Brawl Pass. Manca l'ultima soglia e io direi di fare una cosa molto interessante. Visto che abbiamo il Brawl Pass Plus, ci prendiamo i 3 drop del giorno facendo partite con tutte e 3 le skin. Mi piace. Quindi iniziamo subito dalla skin della soglia 46. Giusto? Ti nascondi qua? Sì, direi proprio di sì. Tra l'altro, molti di voi mi hanno chiesto: ma Raxor, cosa succede se io sblocco ste skin ma non ho kit? Io in questo caso kit ce l'ho, però forse a fine video con l'absurpatore riesco a farvi vedere che succede. Intanto direi che possiamo iniziare. Andiamo a selezionare il nostro kit e vediamo soprattutto se nei droppettini ci esce qualcosa di carino. Non sarebbe male. Comunque, da quel che so, voi dovreste essere sì in grado di sbloccare le skin, ma prima dovrete trovare o sbloccare il brawler prima di utilizzarle. Cioè, non è che lo sblocco delle skin vi darà in automatico anche il brawler. In passato era così, ma adesso credo di no. Anche perché kit un brawler leggendario sarebbe abbastanza sbroccata come cosa, no? Anche perché è un brawler nuovo praticamente. Ma come detto, dopo lo andremo a provare nel pratico per vedere se è effettivamente così, sperando che si possa fare nell'absurpatore sta cosa, ma in teoria sì. Qua guarda, caro Dynamike, dammi una mano con la cassettina, bravissimo. Tra l'altro, dopo devo andare a controllare che Star Power sto utilizzando, perché io ho il dubbio che non abbia quella corretta. T'ho fatto fuori, ok. Se non mi sbaglio, c'è quella che ti va a raddoppiare i punti, cioè i power up più che altro effettivi, e poi ci sta anche quell'altra che ti va a boostare quando sei sulla schiena di un alleato. E noi qua alleati non ne abbiamo, per cui con il primo, gentilmente, secondo me tu potresti andarci giù senza troppi problemi. Ok, fai di questo, usi il tuo gadget e mi allontani, però tu ne hai un altro e... vai dal primo, mi raccomando, non venire da me. Siamo già quarti e il droppettino c'è, però qualcosina di più si può fare, no? Le partite di oggi, ad ogni modo, direi che ce le facciamo tutte su sopravvivenza. Sto brawler è proprio perfetto per showdown. Oddio, anche giocando di squadra non è male, però worka tanto bene in sopravvivenza, per cui tanto vale restar lì. Io qua vorrei... no, usarla super non ha senso. In realtà adesso sì. Ok, fatto. Tanto la prossima la prendiamo tipo alla velocità della luce. Io potrei usare un gadgettino per muovermi. Niente, ma ha preso, mannaggia lui. Però siamo già alla prossima super, caro Stu. Qua per te la vedo un po' ardua. Faccio di questo. L'altro, ecco, è un Grey che sta camperando. No, che non è un Grey che dico, è un Byron che sta camperando come se non ci fosse un domani. Purtroppo ci vado giù. Ma va bene, siamo arrivati terzi. Ci sta. Sono abbastanza convinto di aver la star power sbagliata. Ad ogni modo, primo drop. Oddio, beh, mitico, vi devo dire. Non è male, ci va a dare la bellezza di... un fulmine con un cerchio attorno. Icona, che penso, non userò mai. Però va bene, ci può stare. Andiamo a controllare e infatti vedi, devo mettere questa e fa un bel po' la differenza. Per il resto andiamo avanti, altra partita, poi cambiamo skin. In teoria comunque, mancandomi una sola soglia, non penso ci sia bisogno di andare a vedere le missioni. Cioè, una soglia dovrebbe venire da sé, no? Mi auguro, facendo qualche danno che sicuramente avrò tra le giornaliere, una cosa e l'altra, dai, dovrebbe venire da sé. Quindi io direi che sicuramente possiamo boostarci con i power up. E qua Sandy, guarda, in realtà sei abbastanza simpatico tu, però ci sta l'altro kit che giustamente deve rubarmi la roba. Però qua il Mortis lo devo fare, ottimo. Vabbè, dai, a livello di power up non è male. Andiamo a 4, forse c'è anche il quinto. E mi sa proprio di sì. E tu Mortis rode, per ora rode anch'io, sto al gioco. Vabbè, faccio così, assolutamente. Il Brock era fermo, non si sa perché, ok. Amico mio, non so se magari mi conosce, perché mi sembra un po' troppo, come dire, sta un po' troppo vicino, ecco. Mettiamola così, adesso si è allontanata, ma ad ogni modo mi sono messo tanto tanto bene. E basta soltanto l'ultimo per arrivare almeno quarti. E ok, il Mortis per ora lo lasciamo, anche se un po' mi scoccia. Però se mi conoscete, se siete miei fan, mi dispiace un po' fare l'infamore, no? Questi sono i grandi svantaggi di essere uno youtuber. Io ho sempre il dubbio quando fate ste cose e poi mi dispiace. La Meg però in teoria si può fare. In teoria. Ma a quanto pare no. Vabbè, andiamo a cercare l'ultimo, va. Ecco qua. Facciamo così. E lui, proprio senza pensarci, sì, polliciazzi in giù, ci sta. Mortis, dobbiamo andare a affrontare il bro. Perfetto. Oh, mi piace. Oh, bravo Mortis. Oh, così. Bravissimo, perfetto. Bello green. E ce la siamo cavata così. Partita un po' particolare, ma va bene, ecco, abbiamo fatto una missione. Io direi che è tempo di cambiare. Mi sa che siamo anche arrivati alla soglia 50, perfetto. Però per ora andiamo alla 48. Ci prendiamo questa skinnettina. Alla fine uguale all'altra, è solo un recolor. Comunque la skin, se posso dirvi la verità, non è che mi faccia impazzire. Non è neanche così brutta, però per essere del pass, insomma. Ad ogni modo, vincendo questa, abbiamo quello che è un altro droppettino. Che vi devo dire, avendo trovato un mitico, secondo me i prossimi non sono sostanziosi. La vedo un po' ardua come cosa. Ad ogni modo, partenza molto simpatica. Spike, che con la super in realtà possiamo gestirlo molto bene. Però vorrei prendere sti power up, ma non è tipo mai nella vita possibile prenderli. Vabbè, a questo punto direi di andare addosso al ca... No, ti sei spostato proprio ora, mannaggia. Peccato, però aspetta, col gadget forse...
se riesco a intervenire al momento giusto. Insomma, per ora direi di prendere la super. E poi, oddio, c'è lo spike. Aspetta, devo andare addosso a lui esattamente adesso. Vabbè, bello sbocco, ma d'accordo. Qua cerchiamo di scappare col gadgettino. E ok, prendiamo velocemente sta super. Occhio al dynamite. Giustamente lui ci prova a spararmi. Però in teoria, se io prendo la super e ti salto addosso, puoi effettivamente contrastarmi in un qualche modo. Potrebbe in realtà. Andiamo molto, molto, molto con calma. Soprattutto qua c'è un fight tra i due. Se gli riesci a dare qualche colpettino, purtroppo no. Il Carl a questo punto non ha senso pusharlo. Troppo rischioso. Là perché i due bro teamano. Aspetta, ma noi ne eravamo grandi amici. Siamo quinti, basta l'ultimo. Se no potrei rischiarmela andando addosso tipo al corvo, che sicuramente lo butterei giù. Dai, dammi una mano, amico mio. Carl, insisti. Ma perché tutte e due? Ma che è? Spitta un attimo, se no devo pushare il Carl che non ha nulla. Facciamo così, va. Penso che questa sia la scelta migliore, anche se è un po' a rischio. Ok, però almeno ci è andato giù. Questa è la cosa che conta. Quarto posto. A noi bastava questo. Quindi, droppettino, super raro, però epico. Beh, dai. Mitico più epico, vi devo dire che ci sta. Però, beh, punti energia che andiamo giusto un pochettino da parte. Proviamo ora su cacciatore, dai, cambiamo un po'. Non la vedo benissimo, in questo momento Kit, senza avere quel boost di power up è un po' particolare. Però, intanto gadgettino che ci può stare. Cerchiamo di prendere velocemente la super, andiamogli addosso. Usiamo adesso la super, in teoria la kill ce l'abbiamo, giusto? No, proprio, dai, ti prego, ma ha saltato così. E niente, inizio un po' particolare. Però, qua ci sta questa Nita che facendo così, ok, andata. Dobbiamo muoverci qua, andare a caccia di prede, se no auguri. Cerchiamo di prendere velocemente la super. Questo Leon non è male, ti devo dire. Tant'è vero che facciamo così. Ok, insistiamo, insistiamo, insistiamo. E mi fa lui, ho detto, purtroppo non è più forte con un tempo. Un Leon l'avrei buttato tipo facile facile. Facciamo così, vediamo almeno lui che one shot. Non dovrebbe crearci problemi, infatti. Qua stiamo per prendere un'altra super. Però mi conviene intervenire sempre in mezzo a un fight. Oppure il corvo. Il corvo ci sta a pusharlo con la vita che ha. Impossibile che ci crei problemi, giusto? Ok, il bro basta solo una kill per vincere. Io intanto faccio così per scappare. Vado di gadget, mi allontano. Il Colt è buonissimo. Perfetto, bellissimo, amico mio, mi serve. Oddio, bellissimo, basta l'ultimo anche a me. No, era il Fang quello in testa. Peccato. Vabbè, dai, secondo comunque ci può stare. Dai, arrivati a questo punto direi che possiamo andare a chiudere. Prendiamoci l'ultima skin. Ci sta anche il drop leggendario, ma per ora lo lasciamo lì. Tanto noi fretta non abbiamo, lo teniamo per un altro content. Abbiamo anche il titolo, il drago dorato. Questo si può andare a prendere. E quindi facciamo le ultime due con lui. Proviamo stavolta nelle duo. Vediamo, dai, in teoria anche qua dovrebbe andare bene. Fino a quando abbiamo il boost dei power up è lì che si sente la differenza. E anzi, in teoria nelle duo potenzialmente possiamo anche prenderne di più di power up. Oddio, non è detto, però sai, c'è l'aiuto anche del bro, che in realtà mi conviene raggiungere. Si sta, penso, fightando. Però niente, è ancora vivo Vegito, bravissimo. Qua fai di questo. Sì, amico mio, sei da solo, ottimo. La partenza è sicuramente buona. Se qua prendessi la super non sarebbe male, ma tipo mai nella vita. Ma ha distrutto, che dolore pazzesco. No, Edgar, non ci provare, pericolosissimo. Però un colpettino all'Edgar che tante volte, bravissimo amico mio. Qua giustamente Mico ha fatto da ladro, ma posso dire che per ora va bene, fino a quando siamo vivi e vegeti. Qua faccio così, lui non ha le hit cariche, per cui infatti ci va giù. Dai, ma ti pare torna in vita adesso? Vabbè, giusto, scappi amico mio, fai bene. Però posso dire che sfiga. Adesso prendo la super, lo pusho. Ok, va bene, pusho. Ma non torna in vita, strano. Ero convinto tornasse in vita il suo compagno. Adesso facciamo di questo col gadget. Stiamo un attimo fermi per velocizzare il processo di super. La prendiamo, ok. E direi che la possiamo usare quando? Vabbè, tipo qua non è male mai nella vita. Vabbè, non l'ho preso, ma fa niente. Io sono un bel po' a rischio, ma in realtà no. Arrivati a questo punto penso sia impossibile perderla. Tant'è vero che esattamente. Molto bene. E per chiudere in bellezza, che fai? Non te la fai una foot brawl? Anche se sta mappa fa veramente sbocco con sto cespuglione incredibile, non è facile con Kit. Però vediamo. E qua intanto vorrei cercare di prenderla super velocemente. Oppure niente, ho provato a dire prendo la palla e vado subito, no? Qua il Mortis ha fatto le stragi letteralmente. Ad ogni modo, sicuramente la cosa migliore è usare la super sui compagni. Loro per ora ci stanno letteralmente schiacciando. Però vabbè, facciamo così. Dai, era in fin di vita, potevo anche evitare.
E niente, sto Mortis fortissimo, e che fa pure i trick il bro. Vediamo se andando sulla testa del compagno riesco in un qualche modo. No, qua il Mortis. Io forse lo fermo anche, ok. Amico mio, non è così brutta la situa, però la palla è là sotto. Vabbè, ci pensa il nostro compagno. Io qua mi sono staccato. Vado sicuramente a fermare il Mortis, si spera. Qua però vengo fermato io dal Dynamax. Sono due contro uno, anche è vero questo. Però no, per ora non riescono. Mannaggia. Qua è tosta con sto Mortis, eh. Non è male lui a giocare, più che altro. Però intanto è andato giù. Il mio compagno ha fatto giù un altro e ci può stare. Io se qua avessi avuto la super non sarebbe stato per niente male. Ma codesta super per ora non ce l'ho. Ma la sto per... No, sono morto prima. Dai, l'1-1 si può fare in realtà. Ok, faccio... vabbè, ok, va bene anche così. Mi vado sulla tua schiena, bro, ma tipo... No, l'ho missato, che è successo? Vabbè, comunque il gol lo fa per forza. No, l'ho preso al Mortis, non ci voglio credere. Ma scusami, perché non gli sono salito sulla schiena? L'ho missato, non mi è sembrato, ma... Evidentemente l'avrò missato, però... Vabbè, ma poi il gol così? Ah, sono morti tutti? Vabbè, dai, meno male. Ma gli altri due in realtà non sono assolutamente problematici. È il Mortis che sa il fatto suo. Quindi qua faccio così. Dobbiamo cercare di killare il prima possibile il Mortis. Occhio che il Dynamite c'ha la super, potrebbe essere molto pericoloso. E amico mio, guarda, oh bellissimo, sono tutti andati qua perché si sta per spaccare tutto. Quindi io vado a tirare esattamente di là e prendiamo anche il tempismo giusto. Meno male, no, perché avevo per un attimo il dubbio. Da quella distanza è sempre un po' particolare. Ma attenzione, drop finale che ci dà... Beh, raro, chiaramente. Dai, dopo anzi il mitico e l'epico ci può anche stare. Ma ora andiamo a vedere la questione skin senza avere hit. Ok, eccoci qua. Dunque, nei brawler ho soltanto Shelly. Il pass è completo, quindi vado a prendere direttamente la skin della soglia 50. Tanto penso che non cambi. Effettivamente la skin la dà. Esatto, come vi stavo dicendo, brawler richiesto kit. Per cui se io ho tutto, letteralmente, possiamo decidere di fare il cambio con i crediti. Vuoi annullare lo sblocco di Nita e trasferire i crediti a kit? Possiamo dargli il cambio, anche se in questo momento... Vabbè, sì, ho zero crediti, però almeno il percorso è cambiato e sta su kit. Quindi ci può anche stare il ragionamento. Se io vado su kit, ovviamente, sì, vedete, la skin c'è, però non si può giocare. Dobbiamo prima sbloccare kit, c'è poco da fare. Che vabbè, in realtà è anche giusto così. Ad ogni modo, raga, mi raccomando, un bel like, iscrizione, scampanellata tattica. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissimo.